oggi utilizziamo lo zafferano per preparare un dolce che accosteremo a un frutto fresco e a un biscotto. Il gelato all'olio di zafferano con insalata di arance e biscottini al cocco. Cominciamo con l'olio di zafferano. Con un po' di acqua calda diluiamo lo zafferano in pistilli e aggiungiamo olio cuore. Lo lasciamo in infusione per una mezz'ora. Il risultato è un liquido di colore giallo intenso e profumato. È l'ingrediente speciale per il nostro gelato. Passiamo all'impasto dei biscotti. Uniamo farina, tuorli d'uovo, zucchero, olio cuore, sale e polvere di cocco. Amalgamiamo il tutto fino a ottenere un impasto compatto e omogeneo. Preparato l'impasto, lo chiudiamo in un foglio di carta forno e quindi lo facciamo riposare per 3 ore in frigorifero prima di stenderlo. Montiamo i tuorli d'uovo e lo zucchero con la frusta. Poi facciamo bollire il latte, la panna e il glucosio, un preparato di zucchero liquido che serve a dare fluidità. Aggiungiamo i semi della stecca di vaniglia e uniamo i due composti, facendoli legare sul fuoco fino a raggiungere 85 gradi. Si passa in un'altra pentola per bloccare la temperatura. A questo punto metteremo il composto nella gelatiera e mentre si consolida aggiungiamo l'olio cuore allo zafferano. Quando il gelato sarà pronto lo conserviamo in congelatore a meno 16 gradi. Passiamo ora ai biscotti. Stendiamo l'impasto creando un foglio di 4 mm di spessore, da cui ricaviamo delle striscioline che inforniamo a 180 gradi per 5 minuti circa. Per questo dessert ho scelto la cuppa di cristallo che rende slanciato ed elegante il nostro dolce. Per prima cosa disponiamo l'insalata di arance, il primo strato di colore e l'ultimo di sapore. La pallina di gelato si adagia armonicamente sul letto di agrumi. Aggiungiamo un filo d'olio allo zafferano, diamo corpo e croccantezza, guarnendo con i biscotti al cocco. I colori caldi si contrappongono al tocco freddo del gelato, un modo interessante per concludere una buona cena. Curate sempre ogni dettaglio e ricordate, per cucinare bene ci vuole testa, ma soprattutto cuore, un cuore da chef.